Buongiorno a tutti, allora io sono l'avvocato Andrea Perillo e sono qui con il mio collega e amico, l'avvocato Marino Marini, che ha ottenuto una sentenza molto importante dal giudice delle indagini preliminari di Chieti, che conferma tra l'altro anche quello che avevo detto io nel 2022 in un video che è diventato abbastanza virale, relativamente al consenso informato e quindi al fatto che questo consenso deve essere veramente informato. Ora il collega ci spiega perché deve essere informato. Sì, salve a tutti. Allora, questa sentenza è veramente, speriamo, farà scuola, insomma, è una sentenza unica per il suo genere attualmente. E praticamente avevamo due imputati indagati che con una richiesta di decreto penale avanzata dal PM al GIP diventano per un attimo imputati. A quel punto il GIP che fa? Invece di emettere questo decreto penale o di respingere e rimandare al mittente il fascicolo al pubblico ministero, fa una sentenza, scrive una sentenza di 16 pagine, veramente illuminante, in cui spiega finalmente, un giudice arriva e spiega, cosa che forse avrebbe dovuto fare la Corte Costituzionale, esatto. Nei vari casi in cui è stata interpellata, spiega appunto cos'è il consenso informato. Il consenso informato è praticamente il diritto dovere della persona, del paziente, che si reca dal medico per capire che si deve sottoporre a un'operazione, a un intervento, a un vaccino, insomma deve ricevere un medicinale, di avere appunto le informazioni più possibili, le informazioni più precise e puntuali su ciò che dovrà appunto immettere nel proprio corpo, l'operazione che dovrà subire. Quindi è un diritto dovere per cui il paziente si reca al lab, nel caso dei vaccini, dei sieri, chiamiamoli come ci pare, si reca al lab e fa delle domande. Che succede in quest'hub di Guardia Grele, presso l'ospedale di Guardia Grele? Che questi due indagati, quindi imputati, si recano all'hub di Guardia Grele e chiedono informazioni in base al proprio stato di salute, se devono fare delle analisi prima di sottoporsi al vaccino, e chiedono informazioni sul vaccino che sarà iniettato. Il medico che fa? Insomma, si spazientisce e quindi non risponde alle domande che questi due, appunto, nostri assistiti rivolgono. Loro continuano, insistono, sapendo di avere appunto il diritto di essere informati, come la Costituzione ci insegna, e il medico niente, ad un certo punto si spazientisce, non risponde, cosa che ha il dovere di fare un medico, non risponde a queste domande, quindi non dà il consenso informato a questi due pazienti. E che fa? Chiama i carabinieri e da qui partono le indagini per interruzione di pubblico servizio, partono le indagini, il PM di Chieti chiede appunto il decreto penale al GIP, e il GIP fa questa sentenza eccezionale in cui spiega cos'è il consenso informato, cioè fa capire che il dottore che non dà il consenso informato al paziente commette niente di meno reato lui, non il paziente che si reca a fare le domande, che chiede le informazioni. Esatto. E quindi fa questa sentenza illuminante dove spiega anche che il vaccino, questo tipo di vaccino, ma penso si riferisce a qualsiasi altro vaccino, è un medicinale che appunto necessita di ricetta medica, di prescrizione medica. La famosa prescrizione. E quindi questa sentenza è veramente, potrebbe aprire una strada finalmente. E ha fatto chiarezza e speriamo che farà, certo, chiarezza definitivamente. Sì. Demolisce quello che si è sempre detto, ossia che comunque i medici andavano esenti solamente per il fatto di aver firmato un semplice modulo. Quindi il consenso informato non è costituito da un semplice modulo, il consenso informato è costituito da una spiegazione specifica che il medico deve fare relativamente al trattamento che va a somministrare al paziente. E anzi, c'è un passo della sentenza molto significativo, perché questo paziente che si reca lì chiede al dottore di sapere quale analisi deve fare proprio per sottoporsi poi a vaccinazione. A parte che il dottore, la dottoressa non risponde, ma il giudice dice, perché poi lui chiede un'esenzione temporanea, cioè dice chiede un'esenzione appunto per sottoporsi a questi esami. E il giudice dice che era diritto della persona avere l'esenzione temporanea in attesa di fare degli esami e capire se sottoporsi al vaccino o no, e quindi avere avere appunto la somministrazione oppure avere l'esenzione totale. Oltretutto si apre anche la strada al risarcimento del danno, sto pensando, no, in questo momento, perché considerato che
il paziente non ha avuto le dovute informazioni, quindi non avendo avuto le dovute informazioni non si è vaccinato, a quel punto se poi ha subito magari una sospensione, teoricamente gli si potrebbe aprire la strada per chiedere anche... Sì, questo sì, è ovviamente al Ministero. Invece alla dottoressa che adesso è stata indagata, perché il giudice che fa assolve, cioè proscioglie i due che si erano recati all'hub, che era, quindi da indagati, imputati, certo, vengono prosciolti. E dice alla procura di Chieti di indagare la dottoressa, perché è lei che comunque non rispondendo, quindi non dando il consenso informato, probabilmente ha commesso qualche reato. Quindi l'interruzione di pubblico servizio tutt'al più non, cioè, non l'hanno commessi i due pazienti. Ma la dottoressa. Okay. Questo adesso la procura di Chieti ha chiesto l'archiviazione, quindi un risarcimento danni nei confronti della dottoressa ovviamente ci potrebbe stare solo qualora fosse condannata la professoressa, certo, ma la dottoressa, ma ovviamente al Ministero in ipotesi un risarcimento danni qualora dimostrasse di aver avuto dei danni. Va bene, grazie a tutti e buona giornata. Io volevo dire una cosa, ringraziare l'avvocato Perillo, perché questa sentenza è del GIP di Chieti, però lui queste cose che il GIP coraggiosamente ha scritto le dice da anni, quindi volevo fare i complimenti a lui, perché anche per lui è una soddisfazione, si vede riconosciute le sue parole, specialmente da un giudice penale. Grazie anche a te, grazie Maria. Grazie. Buona giornata a tutti.